Intervallo della gara Valchiria contro Madame Butterfly 4-1 per quest'ultima. Di Napoli 4-1, state mantenendo, forse un po' di più dovete fare in fase offensiva. Sì, diciamo che manca un po' di organizzazione, e loro sono brave, sono forti, quindi adesso ci organizziamo un po' e vediamo di recuperare un po' il secondo tempo. Va bene, in bocca al lupo per la ripresa. Andiamo dalle Madame Butterfly. Non vi sta lei, guarda, non vi sta. Mancino. 4-1, state giocando abbastanza bene. Discreto. Il risultato parla da solo, però per adesso sta andando tutto bene. Sì. Diciamo che gestiamo la partita, quindi cerchiamo di non farle venire troppo in attacco. Infatti il portiere sta abbastanza tranquillo. Sì, in fase offensiva siete cinica. Le occasioni avute le avete buttate dentro. Sì, diciamo. Sì, sì, sì. Nella ripresa cosa ci vuole? Continuare così, semplicemente, calma, tranquilli, e gestire la partita, perché è quello che dobbiamo fare. Va bene, in bocca al lupo. La giornata Ladies Cup, Madame Butterfly contro AC Valchiria, è finita 8-1 per le Madame Butterfly, anzi 9, scusami, ho perso uno, perciò stavo vedendo. Migliore in campo Mancino, consegniamo la medaglia, complimenti. Grazie. E i nostri due buoni sconti dell'Ottica Emerson e la Taverna della Dark sta qua. La capitana delle AC Valchiria di Napoli 9-1, il primo tempo diciamo avete mantenuto abbastanza, loro però sono state molto cinte, sì. Soprattutto nella ripresa dove hanno dilagato. Diciamo che, come già detto tu, nei primi minuti la partita era abbastanza equilibrata, poi nel secondo tempo sono state molto più brave di noi, quindi questo è il risultato. Soprattutto un calo fisico da parte vostra. Sì, sì, poi proprio disorganizzazione, diciamo questa non era proprio la serata, loro sono comunque molto forti e quindi questo è andato a finire. Adesso la prossima giornata riposate poi ci sarà direttamente la fase finale. Si dà il tutto per tutto, è l'unica gara per l'unica, poi passare. L'ultima partita per... Vabbè, poi chi te l'ha detto che è l'ultima partita? Parola. Vabbè, diciamo dare tutto per poi fare il miracolo. Mai dire mai. Va bene, fai un saluto? Saluto Enrica Troise delle Lady Macbeth, spero che non segnerà stasera. Ok, grande augurio, ciao, alla prossima. Ciao. Ciao. Mancino, davvero un'ottima prestazione la tua, ma anche di tutta la squadra, le loro sono di mattino, col cavallo, davanti alla volta sono davvero, tra virgolette, fenomenali. Sì, no, la forza della squadra, della nostra squadra, è la compattezza della squadra, non giochiamo in gruppo, sì, a parte comunque facevo le fatto nomi importanti e sono sempre presenti al gol, quindi ci fanno andare avanti tranquillamente, però l'unione è la nostra forza, l'arma vincente. Continuiamo così, sperando di andare avanti più possibile. Salite ancora in classifica, terza, se non sbaglio, sì, sì, sì. Se non voglio dare, non mi ricordo bene la sia, però davvero un campionato eccezionale. Sì, un ottimo campionato, peccato quella prima scivolata proprio la primissima giornata, ma non eravamo ancora... Tutte, non c'era. Infatti c'è stata la seconda giornata che avevamo fatto riposo, lì è cambiato tutto. Adesso vabbè, il cavalli e poi le fasi. Queste che siete davvero la rivelazione di questo anno. Mi auguro, ce la stiamo cantando apposta. Comunque ci stiamo divertendo. Vuoi fare una dedica speciale? Cioè dopo una persona che sta tranquilla. E poi prima sempre. Alla prossima. Grazie, ciao.